Per gli operatori dell'Ippica, per quelli e sono tanti che operano all'Ippodromo Sesana di Montecatini, è iniziato il conto alla rovescia. Sabato 30 maggio, così come stabilito da Snaitech, proprietaria dell'impianto termale, i cavalli e i loro driver torneranno in pista per ricominciare una nuova avventura. Nei giorni scorsi, infatti, il Ministero della Salute, in accordo con quello del MIPAF, il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, ha consentito la ripresa dei convegni di corse su tutto il territorio nazionale. Ovviamente nella massima sicurezza e nel rispetto delle norme anticontagio. Questo risultato è stato raggiunto grazie anche alla pressione di un gruppo di politici, fra questi il senatore pistoiese Patrizio La Pietra. Ho sempre ascoltato le istanze che provengono dal mondo ippico, ho presentato un'interrogazione parlamentare che sollecitava il ministro proprio a questa azione, cioè quindi riaprire perlomeno a porte chiuse gli ippodromi per permettere di dare sfogo a tutto il lavoro che il comparto ha fatto in questi mesi, perché di fatto non si è mai fermato, i cavalli sono sempre stati accuditi, sono sempre stati allenati, quindi c'è tutto un lavoro che aveva bisogno anche di essere concretizzato con le corse. Bene questo, speriamo che anche si possa aprire poi presto anche al pubblico, rispettando tutte chiaramente le disposizioni sanitarie. In effetti a porte chiuse piange un po' il cuore a noi appassionati. Al di là di tutto però si riapre con qualche vecchio problema. Il problema che riguarda l'Ippica purtroppo è un problema ormai di vecchia data, cioè il sistema ippico già era in una situazione di estrema criticità, questa crisi ha acuito ancora di più. Bisogna agire adesso con la riapertura e quindi affrontando la situazione presente, però dobbiamo cominciare ad avere anche un occhio verso il futuro, dobbiamo ripensare un po' tutto il sistema, quindi da questo punto di vista l'attività politica e anche insieme a tutti gli operatori del settore deve andare avanti. La nostra idea è quella fondamentalmente di riuscire a creare un ente esterno al Ministero per facilitare tutte le procedure finanziarie, economiche, anche di programmazione che possono agevolare tutto il comparto, e io credo che sia un vecchio detto che deve essere preso di moda, cioè l'ippica deve tornare agli ippici.